Una 3 giorni dedicata dal 29 al 1 maggio al lavoro che non c'è in provincia di Siracusa. Valeria Tranchina, segretaria d'organizzazione della CGIL, che si appresta a celebrare la giornata del lavoro che, è il caso di dire, in provincia di Siracusa non c'è più. E infatti non c'è più, e proprio per questo abbiamo deciso in questi 3 giorni, che avrà una cornice fra virgolette culturale e di intrattenimento musicale, teatrale, espositivo, di inserire 3 temi fondamentali che partono dal lavoro ma che guardano nello specifico alle donne e ai giovani. Infatti la 3 giorni è scandita proprio in questo modo: il 29 parlerà alle donne e delle donne, guardando di mattina alle competenze femminili di lavori particolarmente che prima erano di appannaggio esclusivo degli uomini, e ci sarà un confronto fra queste donne lavoratrici fra virgolette originali e gli studenti delle scuole superiori che le intervisteranno e vorranno da sapere loro come e perché. E di pomeriggio invece si produrrà una tavola rotonda in cui si parlerà di occupazione femminile e welfare, guardando alla donna come risorsa per lo sviluppo economico. Speriamo che da questo vengano fuori, viste le grandi competenze, le grandi persone che stiamo invitando, donne delle associazioni datoriali, delle istituzioni, delle forze politiche, di far venire fuori una proposta vera per lo sviluppo delle donne e dell'occupazione femminile. L'indomani invece si parlerà dei giovani, guarderemo alle tematiche che più loro interessano, e quindi la nascita del movimento studentesco, la giornata del sapere, il loro modo di accedere al lavoro oggi, quindi con tirocini, stage e purtroppo con tutti i contratti atipici a cui stiamo facendo ormai abitudine, e parlare del diritto allo studio. Il pomeriggio sarà dedicato al loro modo di esprimersi, che è la musica, a cui noi faremo molta attenzione chiaramente. L'ultima giornata sarà quella conclusiva, che ci vedrà, non dico celebrare, non abbiamo granché da festeggiare e celebrare, ma ricordare la giornata del lavoro con le conclusioni poi del segretario della CGIL nazionale, con Emilio Miceli. Si presenterà anche un volume dedicato alla nascita del movimento sindacale di Roberto Bruno. Sarà un tour de force.